Andrea Greco, sembra che siano già iniziate le grandi manovre in vista delle regionali, in realtà manca ancora più di un anno. Il PD con Micaela Fanelli ha dichiarato recentemente che sì al grande, insomma, alla grande alleanza, però senza i centristi che stanno governando con Toma. Lei è d'accordo ovviamente? Diciamo che io credo che in questo momento ciò che interessa ai cittadini molisani è che questo Consiglio regionale è di fatto bloccato. C'è una paralisi politica in atto che ormai dura da 3 anni e abbiamo di fronte un altro anno e mezzo di emorragia per il territorio. Questo è il dato realmente allarmante, perché queste persone, questo centrodestra, non è in grado di garantire alcun tipo di stabilità, alcun tipo di governo alla regione. Detto questo, che è quello che interessa evidentemente a chi ci sta ascoltando, quelle che sono le manovre in vista delle future alleanze, su quelle che sono le manovre il movimento è stato molto molto chiaro. Sì a delle alleanze, ad un'unità di intenti basata innanzitutto sui temi. Mettiamo al centro i temi che interessano i cittadini molisani, primo tra tutti la sanità pubblica e di qualità. Poi certamente a chi allargare o non allargare saranno argomenti da affrontare anche con contingenza, anche con urgenza, però badando bene prima ai problemi dei molisani, ripeto, quello che diceva la collega Fanelli è in parte condivisibile. Noi riteniamo che al centro chi ha già governato, chi ha già determinato in qualche modo le sorti di questa regione non può riproporsi come il nuovo, perché i cittadini molisani non lo capirebbero. Bisognerà quindi incontrarsi, già avete detto dei summit, degli incontri appunto, perché poi il nodo da sciogliere sarà quello della scelta del candidato presidente, no? Quindi lei è disponibile all'alleanza, però poi bisogna decidere. Ma senza ombra di dubbio ci saranno dei nodi da sciogliere, però tra forze che intendono realmente dialogare, se c'è volontà reale di dialogare nell'interesse e per il bene dei molisani, questo si può fare. Chiaramente tutti gli interlocutori devono ben comprendere che il Movimento 5 Stelle qui in Regione Molise credo che ha dato in qualche modo prova di coerenza, di impegno all'interno delle istituzioni, per cui avremo senza ombra di dubbio un peso determinante all'interno di queste dinamiche.